Penso, come ho raccontato prima, che una delle principali opportunità sia quella di aprire la narrazione e fare in modo che un numero maggiore di persone possano sentirsi rappresentate da questo sport. E questo vuol dire avere, per esempio, nuovi formati di entertainment. Magari capiamo che la modalità in cui viene raccontato oggi il motorsport non è l'unica, ci possono essere nuovi format e questo naturalmente è una grande opportunità per tutte quelle realtà che effettivamente si occupano di far vivere il motorsport anche in tutto quello che è il racconto. Dall'altra parte penso agli sponsor. Nel momento in cui ho nuove persone che si affacciano a un determinato mondo, queste persone nella loro vita privata saranno portatrici di altri bisogni, per cui probabilmente ci saranno anche delle nuove aziende che potranno affacciarsi al motorsport e pensare che l'audience coinvolta sia per loro interessante. E ancora una volta, la cosa a cui tengo di più, abbiamo la possibilità di ampliare il messaggio per cui lo sport non è detto che venga letto solamente come il terreno della performance e del one-man show, ma possa diventare magari il terreno per una narrazione fatta dell'importanza dello sport di squadra che raccoglie un certo tipo di sensibilità, l'importanza della preparazione che ne accoglie altre. Quindi, tanto più noi facciamo in modo che le persone possano trovare nel motorsport delle risposte ai loro bisogni emotivi, tanto più noi abbiamo la possibilità di costruire delle risposte a questi bisogni che poi scaricano in cose molto concrete, che per tutti quelli che lavorano nel mondo della narrazione, dell'entertainment, sono proprio dei nuovi format di comunicazione. E per tutti gli stakeholder un po' più allargati, per esempio penso agli sponsor, vuol dire avere delle nuove modalità per raggiungere un pubblico che per loro è interessante.